Taranto viene premiata come città del turismo sportivo. Insomma, è una bella soddisfazione anche perché dà la spinta, no, a fare ancora meglio su questo fronte. Sì, è un bellissimo riconoscimento del quale andiamo tutti quanti orgogliosi. Quindi in sede di candidatura di Città Europea dello Sport abbiamo avuto questo primo riconoscimento come video che accompagnava la candidatura ed è un video che ha premiato proprio la città di Taranto proprio come miglior turismo sportivo. E questo grazie naturalmente, voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo, innanzitutto le federazioni, gli enti di promozione dello sport, le società sportive, oltre che alcuni e Sport e Salute. Veramente è un risultato che premia il gioco di squadra proprio in termini di sport e soprattutto ci dice che proprio di continuare ad andare avanti, quello che stiamo portando avanti è quello di mettere al centro lo sport per il nostro piano di transizione locale, perché attraverso lo sport non solo andiamo incontro ad un benessere psicofisico ma soprattutto anche portiamo delle ricadute economiche importanti sul nostro territorio attraverso proprio la promozione territoriale, lo sport come veicolo per promuovere il nostro territorio. Ricordiamo che la delegazione di Taranto qui a Genova è rappresentata dall'assessore allo sport Gianni Azzaro, ma c'è anche, ci sono anche i funzionari responsabili dell'ufficio stampa, dello staff su tutti, Francesco Tanzarella che approfittiamo per salutare. Poi ovviamente ci sono tutti gli altri temi, si è parlato d'ambiente, oggi Pichetto Fratin, il ministro, ha parlato dell'Ilva, Salvini ha parlato di infrastrutture e poi De Caro che ha fatto questo discorso commovente, emozionante sul ruolo dei sindaci, delle amministrazioni, ha detto anche le sanzioni adesso per il PNRR, ma non ci stancheremo, andremo avanti. Assolutamente, l'occasione anche per ringraziare il nostro presidente De Carlo, il sindaco di Bari, per tutto quello che ha fatto in questi 7 anni, per la vicinanza che ha avuto verso tutti i comuni, al di là dei colori politici o della loro posizione geografica. Un lavoro che è continuato e che continuerà, come diceva lui, fino all'ultimo giorno. Quello che abbiamo chiesto tutti quanti è questa semplificazione, soprattutto dell'iter amministrativi, in modo tale che i progetti possano innanzitutto essere progettati, ma soprattutto poter avere un termine certo. E poi su tutti le parole del Presidente ieri della Repubblica Mattarella, sempre lungimiranti, che vedono soprattutto dare delle risposte soprattutto alle periferie con però percorsi certi in linea con le indicazioni anche dell'Unione Europea. Ecco, ricordiamo infine che non c'è il sindaco Melucci perché è impegnato a Bruxelles per altri adempimenti di natura istituzionale, quindi questo è il motivo per il quale non c'è l'ANCI di Genova. Sì, assolutamente, sempre in temi che di stretta attualità come il Just Transition Fund sono delle risorse importanti che sono destinate proprio a Taranto e che vanno proprio nel senso della transizione locale.